Del cinema, è stato un grande successo questa iniziativa. Ogni anno apriamo il Lume d'Inverno con le giornate di professione del cinema, siamo alla 39ª edizione, Sorrento ormai è un appuntamento fisso, quindi per noi si apre il Natale con il cinema. Sorrento diventa la capitale del cinema italiano, quindi premiamo le pellicole più vendute durante l'anno e quindi abbiamo l'onore di avere tutti i protagonisti del cinema italiano. Sorrento si presenta nel modo migliore, ieri abbiamo inaugurato l'accensione dell'albero della Piazza Basso delle Luminarie. Cosa dire? Grande pubblico, sia ieri ma oggi, una città invasa, un grande successo anche stasera con la prima delle giornate professionali del cinema. Abbiamo l'onore qua di avere la signora Trinca per quanto riguarda l'ANE. Ogni anno stiamo qua su Sorrento, Gianni Chimenti, grande amico della città, e quindi tutta la programmazione delle giornate è dovuto a queste due grandi persone, ma soprattutto amici. Che sensazioni a stare a Sorrento, un'altra volta, ecco, Sorrento è un po' la capitale del cinema. Beh, Sorrento, noi ci siamo da anni, siamo felici, felici di esserci, amiamo tantissimo questa città e siamo veramente contenti di lavorare qui e di promuovere il cinema in questa città. Il cinema come sta, diciamo? È sempre in crescita nonostante tutte le minacce che stanno... Il cinema regge, è chiaro che il cinema va bene quando è un film di qualità. Per fortuna questo sta succedendo con i film stranieri, sta succedendo anche con i film italiani. Quindi c'è molta fiducia per una nuova stagione importante. La nuova stagione, è importante sottolinearlo, viene presentata proprio a Sorrento, quindi questo è un appuntamento strategico e fondamentale per tutta l'industria. Grazie da Positano News, grazie. Grazie a voi.